227 regali. Tempo fa, ragazzi, io ero molto conosciuto per questo gioco. Se proprio posso vantarmi, ero il più famoso in Italia a trattarlo. Ma ad oggi nessun altro lo tratta ancora. Certo, rivedere questo gioco qui, di fronte a me, ripreso dopo tanto tempo, fa il suo effetto. Chissà quante cose sono cambiate. Guardate qui, innanzitutto il menu. Innanzitutto il menu, che è diventato come il global di tanto tempo fa. Poi ho leggermente un po' di regali. Vediamo un pochino. Cosa cazzo è? Cedrak guida frattura, una gemma, 30 gemme, 10 gemme, biglietto di evocazione rara, Rospo robot, ninfa dell'acqua, 8000 punti meteo, rane della sfera. Cosa ci sarà nel portale delle summon? Grande! Espandiamo, vai, vai, cazzo me ne fotte. Espandi uno, ok. Cos'è questo? Possibilità aumentate per Agnia, Daros e Velma. Guilty Gear Summon. Boh, evochiamo da qua. Cos'è sta porta? Mega Rare. Che cazzo è sto rumore tutto nuovo? Se mi ha evocato significa che ora posso fare quello che voglio, giusto? Dunque, cosa dovrei distruggere prima? Quante stelle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guardiano. Andiamo all'abilità. Più 80% attacco, 40% PS massimi, 110% danni a scintilla, probabile scintilla critica per due turni. Bay Burst. 16 attacchi di turno a tutti i nemici. Considerevole aumento barra Bay Burst, notevole aumento di barra Bay Burst. Vabbè, è forte. Offerta speciale, una gemma. Faccia il cazzo. 5 stelle. Che si spacca. Che emozione. Bella unità nuova. Cosa sei tu? Agnia. Ah, Agnia, quella là che sta scritto nel portale. Più 50% difesa e PS massimi. Leggero aumento attacco difesa in base a PS rimasti. Più 110 danni a scintilla. 2 gemme. E facciamoci la terza summon. Mia, si spacca ancora sta porta? No. Cioè, si evoca a 7 stelle così. Bellissimo. Vuoi che siamo amici? Bene, allora ti proteggerò. Gli amici sono tutto per me. Rugar, fiamma purificante. Più 80% attacco, 40 PS massimi. Vabbè, tutti forti. Vabbè, andiamo avanti. 3 gemme. Minchia, mica si evoca al prezzo di tutto di 3 gemme per sempre. Cioè, è troppo. Cosa cazzo è? Agresse Imperatore d'Alba. Più 35% a tutti i parametri. I danni subiti aumentano barra per burst. Ripristino dei PS ogni turno. Ancora 3 gemme. Io non so che fare. Qua almeno ci sono due unità che conosco, che sono Zell Knight ed Elza. Mamma mia. Qua c'ho due offerte speciali. Questa qua costa di più. Forse che esce roba migliore. Faccio pure una Guilty Gear Summon magari. Allora, prima facciamo da qui che ci sta l'offertina, quindi Nagid e Razaki. Andiamo. 5 stelle, dai, spaccati su. Oh, voglia di roba potente, vai. Voglia di roba potente. Non è che preferivi mia sorella? Azalea, fonte gorgogliante. Tutte abilità leader rotte. Poi Bay Burst di 4 righe ogni volta, 5 righe. No! Andiamo in unità, dai. Vendiamo, vediamo cosa ci abbiamo da vendere. Madonna, quanti rospi di merda. Elimo, grande Elimo. Che ricordi. Mamma mia. Ah, ci sono capitato per sbaglio. Mamma mia, una cosa maledetta questa. Zazabis, unità nuove, totem. Espando al massimo. Dai, evochiamo da qui. Già 7 stelle. Ma che cazzo? Ma che è questo qua?
Bene, ora è un piccolo interrogatorio. A cosa vuoi giocare? Va tutto bene, non ti farà male. Zora, strano individuo. Sembra figo. Probabile anomalia di stato casuale. Notevole aumento dei danni contro nemici affetti da anomalia. Fighissimo! Oddio. Punizione brutale. Combo di 10 attacchi di turno su tutti i nemici. Probabile notevole riduzione di un turno, attacco e difesa. Probabile anomalia di stato casuale. Aggiunge probabile già assorbimento IPS. Che figo, questo è bellissimo. Ma me lo metto come leader, così faccio impazzire la gente. Ancora, andiamo di qui. Spaccati, per cortesia. Grazie. Un angelo! Vabbè, ce ne sono tanti. Sempre le stesse abilità. Sempre le stesse cose. Aggiunge bassa probabilità di resistenza a un attacco KO. Bello. Tipo oracolo, ovviamente. Offerta speciale, andiamo ancora. Si spacca? Si spacca, naturalmente. Cosa otteniamo? Ah, questo è quello nuovo! Sono il dio dell'amore e dei raccolti abbondanti, ti proteggerò dalle calamità. Daros Imperatore Verde. Enorme aumento attacco per il basso, un PS oltre il 50%. Leggera riduzione dei danni per due turni. Madonna mia! Tipo naturalmente oracolo che fa cagare. Madonna mia, questo qua è fortissimo. E qua 5 stelle, vabbè. Ci sono altre offerte? Andiamo. Guilty Gear Summon, step 1. 4 stelle, dai, di più. 5 stelle, spaccati di nuovo. No, 5 stelle, no, non va bene. Ma che cazzo, questo qua me lo ricordo. Ma che merda. Ma che schifo, Quid, dai, ce ne avrò un milione. Step 2. Unità garantite con 15, 20 e 30 tentativi. Mamma mia, un ladrocinio qua, oh. Dai, spaccati, non si spacca. No, questo qua era tipo il padre di Vargas. Come si chiama? Avant. Vabbè, era forte, ma tanto tempo fa. Tanto tempo fa era forte, mi ricordo. Sicuro che faceva un'unità superata. Che io espando perché. Sì. Step 3. Vabbè, faccio l'ultima da qua perché questo è un pacco apocalittico. Come. Oh, vai, vai. Vai, vai. Cacciami le unità. Che cazzo è questa? Alessa, coraggio lucente. Impedisce tutte le anomalie di stato. Mamma mia, che gioco complicato che si è fatto Brave Frontier. Per i nuovi utenti impazzirebbero, penso. Vabbè, faccio un'altra qui, amen, dai, fanculo. Oh, già 7 stelle, vai, vai, facciamo proprio il. Cos'è questa? Marlo, vittoria spaventosa. Aumento attacco, difesa, PS. Aumento dei danni critici, non si capisce più nulla. 4 gemme. Dobbiamo fare un'altra summon. Andiamo. Qui no. Qui no. Magari facciamo una da qui. Sono le vecchie unità questa. Che ci faccio? Vabbè, dai. Facciamo l'ultima. Una vecchia unità, dai. Mamma mia, 4 stelle. Che cosa ho fatto? Oddio, che schifo. Me la ricordo questa. Ma mamma, che cagata. Non dovevo cadere da qui. Guarda qua, quanti inattivi. Guarda qui, in quanti hanno abbandonato il cazzo di gioco. Guarda qui, guarda, hanno quittato tutti. Hanno quittato tutti, tranne Gigi, vabbè. Mamma mia. Guardali, guarda tutti, hanno quittato tutti. Andiamo in missione, magari hanno aggiunto le zone. Fendi, Thurisgria, non si capisce niente. Mistral. Allora, ragazzi, spieghiamo una questione. Questo gioco era motivo per cui ero conosciuto tanto tempo fa. Devo dire che abbastanza soddisfazioni me ne ha date. Tuttavia, visto che ho smesso di farlo su YouTube tanto tempo fa, spesso mi arrivano maledizioni arcaiche, ovvero commenti di persone che ancora adesso mi chiedono Doom, fai Brave Frontier, cosa ovviamente improponibile, essendo il gioco, come avete visto, morto, cioè veramente mortissimo. E ora non ci capisco più niente. Andiamo nel vortice, vediamo un po'. Ragnarok, Dungeon della storia delle Valchirie, La Frattura, Guardiani del Sapere, La Caccia, Evoluzione, La Convergenza, Grand Gaia Chronicles, Sfide Definitive, Energia Zero addirittura. Mamma mia, stanno proprio a dal culo. Ho spesso avuto l'intenzione di cancellare tutti i miei vecchi video di Brave Frontier. O di metterli privati o di metterli tramite link condivisibile. Ora ragazzi, non so più che fare. Sicuramente è un gioco a cui non metterò più mano. Si è fatto troppo complicato, troppo difficile
ingestibile. Cos'è il Colosseo? Non so, Raid, Randall, Parate. Questo, ragazzi, probabilmente è l'ultimo brutto episodio di Brave Frontier. Quindi io facciamo una cosa, ragazzi. Facciamo una cosa, vi sfido. Vi sfido. Se questo video raggiunge i 100 mi piace, vendo tutte le mie unità e tutti i miei oggetti e chiuderò Brave Frontier per sempre. Anzi, mi lascerò soltanto un'unità casuale che voi già penso sappiate quale sia come leader e addio per sempre Brave Frontier. Ma se il video raggiunge i 150 mi piace, regalerò l'account a uno di voi estratto casualmente. Così terminiamo questa maledizione per sempre e ci andiamo a casa contenti. Grazie Brave Frontier, grazie di tutto. Io devo salutarti per l'ennesima volta. Devo sia ringraziarti che maledirti perché mi hai fatto divertire parecchie volte. Ma recentemente, con tutti i commenti che mi sono arrivati nel corso degli anni, ho sempre odiato questo gioco di più. Ragazzi, lasciatemi piace e sarete voi a decidere le sorti del mio storico account di Brave Frontier. Ci ho passato tanto, tanto tempo, tanto, e quasi mi dispiace buttare le vecchie unità. Brave Frontier, addio. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ed eccomi un nuovo gameplay, questa volta giocherò un gioco per cellulare chiamato Brave Frontier, e devo dire che è veramente bello, iniziamo subito. Maxwell senza fine, ecco la saga, incredibile, incredibile Maxwell, oddio, Maxwell è morta malissimo, Maxwell è morta.